Sono partiti i lavori di asfaltatura in Viale della Libertà a Pavia. Gli operai hanno già aperto i cantieri nei due controviali tra la rotonda della Minerva e l'incrocio con via Cavallini e via Oberdan. Si tratta di un intervento che rientra nel piano di opere da oltre 2 milioni di euro, programmato dall'amministrazione comunale. In questa prima fase si lavorerà proprio sui controviali, dove è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, fatta eccezione per i residenti, le forze dell'ordine e i mezzi di emergenza. Da lunedì 29 fino al 31 maggio gli operai lavoreranno invece nel tratto centrale del viale, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione per quella che è una delle arterie più trafficate della città. Anche nella seconda fase dei lavori scatterà il divieto di sosta, ma il cantiere prevederà in questo caso un senso unico alternato con movieri. L'intervento prevede la fresatura e la riasfaltatura di Viale della Libertà e la sistemazione dei cordoli che delimitano la pista ciclabile. Una volta conclusi i lavori in questa parte della città, verranno aperti nuovi cantieri per le asfaltature in altre zone del capoluogo, come Viale Gorizia, Viale Partigiani e Viale Cremona, per toccare poi altri quartieri come il Vallone e Mirabello.